Buonasera a tutti, siamo qui al campionato italiano di pesca in apnea per società. Finalmente siamo giunti al termine, una manifestazione importante, una manifestazione voluta dalla nostra federazione, da me personalmente e dal comitato regionale, per poter portare avanti quello che è uno sport difficile, quello della pesca in apnea, soprattutto in Calabria. Da quello che si può vedere già il mare non consente più il prosieguo, quindi fortunatamente i nostri ragazzi, i nostri atleti sono usciti in tempo. Neanche oggi è stato dei migliori, però comunque è stata una manifestazione bella che si è potuta portare a termine. Il messaggio nostro è quello di valorizzare soprattutto i posti che la Calabria offre, tipo Tropea, che è veramente un posto bellissimo, con la speranza di riuscire sempre a migliorare e a far vedere la figura del pescatore in apnea, quale figura di una persona responsabile, una persona che ci tiene tanto all'ambiente. Infatti, durante questa gara sono stati anche recuperati dei rifiuti di plastica, del materiale plastico presente nel nostro mare. E atleti venuti da più parti, anche da fuori regione, a partecipare appunto a questo campionato. La presenza di pesce non è stata grandissima, però comunque ci sono stati degli ottimi carnieri e puntiamo di fare sempre meglio, anche perché a quanto pare ci verrà assegnato anche per l'anno prossimo un campionato italiano che è quello di qualificazione, con la speranza che i risultati vadano sempre a crescere e che questo sport sia visto anche dai giovani, perché abbiamo uno sport bellissimo come questo che è quasi dimenticato dai giovani, cioè vediamo la partecipazione di tantissime persone che già si conoscono nel mondo dell'agonismo, ma non riusciamo a vedere nuovi agonisti se non pochissimi. E nonostante io sia anche un istruttore che partecipa tanto alla formazione, purtroppo non ho questo piacere di poter poi vedere un riscontro in campo agonistico e di vedere questi ragazzi neobrevettati che vengono a partecipare alle gare, perché la gara è un momento bellissimo, un momento formativo, un momento in cui ci si conosce, si condivide l'attrezzatura, si condividono anche le tecniche di pesca. È veramente un momento importante a cui la federazione e noi, diciamo, come responsabili ci teniamo tanto. Quindi niente, il nostro messaggio con questo campionato è che i giovani possano avvicinarsi di più a questo sport, sperando di riuscire a far vedere quello che abbiamo fatto in questa giornata. Ovviamente un ringraziamento importante va a Antonio Talarico, il presidente dell'ASD, che lo ha organizzato, e a tutti i membri della società che vi hanno partecipato. Un grande ringraziamento anche al sindaco di Tropea, che è stato super disponibile e ci ha dato carta bianca per la realizzazione di questa manifestazione, la capitaneria di porto che instancabilmente è stata presente a tutte le operazioni di questa manifestazione, la guardia di finanza che ha mandato un pattugliatore a garantire la sicurezza, l'ambulanza, tutte le società che hanno partecipato. Il presidente regionale Antonio De Bilio, che è qui con noi, Walter Malaclino, che è il segretario di Sport e Salute per la Calabria, che è anche qui presente ora alle operazioni di pesatura, e un grazie a tutti quelli che comunque hanno portato avanti e portano avanti questa attività, rendendo luce a quello che noi oggi in piccolo stiamo cercando di far vedere a tutti. Grazie tante.